sono in compagnia con il dottor Micioscia Benedetto. Noi questa sera siamo alla sala consigliare di Andria e invitiamo il dottor Benedetto a descriverci la serata, come si svolge questo convegno che so che parla di alimentazione, dieta mediterranea. Parliamo di stile di vita, parliamo soprattutto di quello che dovrebbe essere il concetto dell'alimentazione legato appunto alla dieta mediterranea. Dieta mediterranea che significa praticamente alimentazione con i cibi poveri, ma i cibi poveri in senso molto stretto, nel senso che non è il cibo povero di per sé, ma quello che rappresenta invece la tradizione di prodotti territoriali come i nostri legumi, i nostri ortaggi, la nostra frutta, il nostro olio, il nostro grano, cioè tutto ciò che contribuisce a far sì che il nostro corpo riceva energia. E credo che oggi è importante stabilire questo, diciamo, processo di informazione in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica, i cittadini, a sapere acquisire consapevolezza sull'alimentazione. Perché è dall'alimentazione che dipende tutto, dipende il nostro benessere, la nostra salute e molto spesso dobbiamo anche, come dire, avere coscienza di saper scegliere quello che mangiamo. Perché in effetti l'alimentazione è anche la consapevolezza di sapere quello che ingeriamo. Se eccediamo o abusiamo, chiaramente possiamo arrecare un danno e questo danno diventa un danno irreversibile perché poi ci porta ad avere conseguenze sotto il profilo salutistico. Parleremo di questo, ma soprattutto faremo in modo che soprattutto le nuove generazioni riscoprano il valore dell'alimentazione povera e quindi della dieta mediterranea, alla luce anche del fatto che purtroppo dobbiamo rilevare che in Italia, paradossalmente, la culla, il paese della dieta mediterranea, purtroppo ha un problema legato soprattutto alla popolazione infantile e paradossalmente i livelli più alti di bambini in sovrappeso, obeso, addirittura con obesità grave, stanno nelle regioni meridionali, la Campania in primis, la Sicilia, addirittura la Puglia, dove un 35% di bambini o sono in sovrappeso o sono obesi, addirittura un 5% di obesità grave. Quindi ecco, questo è un modo per capire perché si arriva a questa situazione e cosa dobbiamo fare per prevenire. Ok, e chi sono i relatori? I relatori, innanzitutto il relatore principale è il professor Capurso, che presenterà un suo libro, un suo, diciamo, suo studio, ma soprattutto ci spiegherà quelli che sono i concetti legati soprattutto all'alimentazione, ma a un prodotto in particolare che è l'olio extravergine, perché l'olio extravergine è uno dei cardini della dieta mediterranea, ma soprattutto l'olio extravergine tracciato, olio extravergine connotati dall'amaro, dal piccante, da queste particolarità che molto spesso non sono molto gradevoli, gradite dai cittadini, dai consumatori, ma che invece sono la peculiarità di un vero olio. Bene, un olio che abbia almeno 300 mg di polifenoli, quegli oli che solitamente diciamo noi che pizzicano, che hanno quel retrogusto amarognolo, sono gli oli che invece andrebbero ingeriti, andrebbero consumati, almeno 20 grammi al giorno, perché è acclarato che un 20 grammi al giorno di quest'olio può portare dei benefici al nostro corpo. Ha messo anche, diciamo, a disposizione un relatore eccezionale della cardiochirurgia. Noi avremo, nella tavola rotonda ci sarà anche la presenza del dottor Michele Cannone, cardiologo, ma ci sarà anche un rappresentante della Slow Food, proprio perché si parla di alimentazione lenta. Ci sarà un cuoco, un maestro di cucina che spiegherà anche la tecnica legata alla cucina, ma soprattutto all'utilizzo di questi prodotti, poi legumi, ortaggi, verdure spontanee. Poi ci sarà anche la presenza della dottoressa Somma, che praticamente coordinerà un po' il tavolo tecnico. E attraverso, diciamo, questo interloquire noi scopriremo e faremo in modo di far emergere quelle che sono le peculiarità legate proprio al tema della dieta mediterranea. Grazie. Grazie a lei.